Monsignor Franco Giulio Brambilla, oggi a Re per la festa del miracolo della Madonna del Sangue. Ecco, lei ha invitato durante l'omelia a soffermarsi nel grembo della madre sta la sapienza del padre. Ecco, vuol dirci brevemente? Noi abbiamo cercato di mostrare attraverso il testo di San Bernardo, il grande cantore della Vergine, che questa sapienza che è generata da Maria e però è capace di farci salire a lei, di accoglierci, di restaurare, di riportare alla bellezza la nostra umanità, i nostri rapporti, le nostre famiglie, le nostre comunità. Abbiamo letto in questo testo che se noi ascoltiamo, anzi incontriamo, anzi ci lasciamo accogliere da Gesù, egli è capace di trasformare la nostra vita sociale. E ho detto questo anche nella forma di un augurio per tutta la Val d'Ossola, la Val di Gezzo, in modo tale che questa festa dia, per così dire, l'avvio ufficiale a tutta la stagione estiva di cui la nostra gente qui vive e che auguro che sia una stagione bella, più di quella dell'anno scorso, che già è stato un dono di Dio. Ecco, lei in particolare si è soffermato per quanto riguardava l'integrità e ha detto che al giorno d'oggi viviamo di molte cose ma rischiamo di perdere l'essenziale, in sostanza. Sì, San Bernardo parla dell'integrità che si oppone alle nostre prevaricazioni, anzi che guarisce le nostre prevaricazioni. Maria è stata la donna integra, la donna che ha vissuto in pienezza la sua vita e ci insegna non solo a vivere bene la nostra vita, ma a guarire anche tutte le forme di prevaricazione, di solitudine, di divisione, di separazione. E ho augurato che la forma bella di questa integrità si chiama, col linguaggio cristiano, non solo felicità, ma beatitudine.